non interpretati come tali. Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB domanda: puoi dire quali sono stati dei fenomeni medianici non interpretati come tali nel corso della storia? Guida psichica. Platone, per esempio, era un grande medium. Il Fedone è tutto medianico. Naturalmente lui stesso lo ha messo in forma di dialogo, che era tipico della sua letteratura, e non ha detto che era opera dei disincarnati per non violentare. Domanda: Platone sapeva di essere medium? Guida psichica: ma certamente. Direi che Platone è il simbolo della medianità. Domanda: anche il Crizia e il Timeo sono stati dettati medianicamente a Platone? Guida psichica: no, esclusivamente il Fedone. Domanda: puoi fare altri esempi di medianità? Guida psichica: Dante, Virgilio, soprattutto nel sesto libro dell'Eneide. Domanda: che tipo di medianità era quella di Virgilio? Guida psichica: era una medianità cosciente. Ad esempio, l'ecloga quarta, che sembra essere dedicata ad Asinio Pollione, in effetti è una profezia del cristianesimo futuro. Un'autentica profezia, fatta con l'occasione di esaltare Pollione. Ma in effetti l'ecloga nascondeva una profezia che nasceva dalla mente e dalla medianità di un grande uomo che è stato poi la guida spirituale del vostro Dante Alighieri, nel viaggio realmente avvenuto. Invece altre volte, come nel caso di Dante, si tratta di una medianità vera e propria, con trance e fenomeni fisici. Domanda: Virgilio era consapevole della sua medianità cosciente? Guida psichica: sapeva che tutto ciò che diceva e che veniva da lui rispondeva a verità, perché era convinto che non venisse da lui. Ma non si poneva il problema. Lui viveva questo semplicemente. Si tratta di un'entità grandemente evoluta. Un autentico maestro. Domanda: puoi fare altri esempi? Guida psichica: ce ne sono molti nella vostra storia. Giovanna d'Arco, che aveva una medianità cosciente. Domanda: tra i grandi statisti c'è stato un medium? Guida psichica: no, che mi risulti. Domanda: altri esempi storici? Guida psichica: sarebbero troppo lontani per voi. Anche tra i musicisti vi sono creature medianiche. Bach, Mozart. Domanda: Beethoven? Guida psichica: no, nel suo caso non c'è una vera medianità. Se ne può parlare essenzialmente per i primi due. Domanda: tu hai detto che anche Mosè era un medium. Guida psichica: ma certamente. Tutti i grandi illuminati che hanno scritto la Bibbia. Ma è ovvio che lo siano. Tutti i grandi mistici. Comunque, la Bibbia è un riportare degli avvenimenti medianici. Ma nel caso di Virgilio o di Dante, si tratta di trascrizione letterale di colloqui con disincarnati. Quindi, quando voi leggete l'episodio di Francesca da Rimini nella Divina Commedia, quelle sono le parole di Francesca da Rimini. Quando invece non si tratta di vera medianità, quelle sono parole che hanno qualcosa che viene da un altro mondo, ma non sono le parole di un'entità. Lo sono invece quando voi leggete le parole di alcune parti della Bibbia, perché in altre parti vi sono solo delle comunicazioni riportate. Il mistico spiega proprio le sue esperienze estatiche, che
che possiamo anche definire medianiche. Domanda: tuttavia nessuno sa che Virgilio e Dante, ad esempio, erano dei medium. Guida psichica: infatti, voi siete qui per Kardec e non per Virgilio e per Dante. Il vero sistematore filosofico del primo insegnamento spiritico è stato lui, ed era anche egli un medium genuino. Domanda: non vi sono nella storia altri grandi esempi di medianità? Guida psichica: Socrate, che era una grande entità di luce, oltre ad essere medium cosciente, è anche non cosciente.